Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo video mi prefiggo di spiegarvi chi siano i terroristi integralisti islamici, perché in questi giorni stanno avvenendo tutta una serie di circostanze, di fatti difficili da comprendere, la gente non ha tutti gli elementi del puzzle per capire cosa stia accadendo. Ve lo spiegherò in maniera molto semplice. Noi in Libia abbiamo sostenuto proprio questi terroristi islamici. In Libia è stato sequestrato James Foley, quello della decapitazione. Il video della decapitazione era un fake, un falso, un video creato ad arte. Io ho già pubblicato tutte le prove circa questo fake e siamo andati in Libia a rovesciare un regime che era quello laico di Gheddafi, utilizzando proprio questi che noi attualmente definiamo come terroristi integralisti islamici. Guarda caso, James Foley si materializza dall'altra parte, in Iraq, viene, per così dire, in un teatrino, in una messa in scena, ammazzato, decapitato. Nel video non gli viene tagliata la testa, il coltello viene sfregato così sotto il mento di piatto, per cui sfregando sotto il mento di piatto, il coltello non è un'arma letale. La testa, non si vede la testa che viene decapitata, il video viene oscurato e quella che viene dopo è una foto ritoccata al Photoshop e con il videomontaggio è stato creato l'effetto movimento con la funzione classica dei programmi di videomontaggio, il cosiddetto pan e zoom, ovvero viene fatta strisciare nel riquadro video una immagine statica, una fotografia. Noi abbiamo in Siria un'altra guerra, la guerra contro Assad, sempre da parte di questi integralisti islamici, sono sempre gli stessi, e poc'anzi, ma parlo di pochi mesi addietro, gli Stati Uniti d'America aveva intenzione di rovesciare anche il regime siriano. Il regime d'Assad doveva terminare, e per cui gli Stati Uniti d'America hanno già mandato lì la loro flotta, le loro portiere e tutto quanto, hanno incominciato una guerra, se non fosse stato che poi, già il giorno dopo, i russi hanno detto no, tu qui la guerra non la fai. I russi hanno portato lì i loro sommergibili atomici e gli hanno detto guarda, se tu fai una guerra noi ti affondiamo tutta la flotta, ma non ce ne frega un cazzo, tu inizi la guerra, noi ti affondiamo tutta la flotta, mandi gli aerei, ti bombardiamo gli aerei, te li tiriamo giù, te li abbattiamo. Hanno mandato un Raptor, l'aereo più tecnologico al mondo, dopo 5 minuti i russi gliel'hanno abbattuto, i russi, le tecnologie russe, perché di prima persona loro non hanno agito, hanno fornito tutta la tecnologia per potersi difendere, per cui una contraerei moderna ed efficiente, e gli americani sono stati bloccati. Quando il consigliere di Stato Kerry ha chiamato Barack Obama, lui è andato su tutte le furie, è impazzito, l'hanno visto nel corridoio che camminava avanti e indietro con gli occhi lucidi e balbettava, parlava tra sé e sé, è andato via di matto. Figurati agli americani, tu gli dici stop, tu questa guerra non la fai, loro sono andati in escandescenza, a Obama gli era venuto il sangue agli occhi. Negli Stati Uniti dispongono di sofisticati servizi di intelligence e dispongono anche di consiglieri preparati, intelligenti, che ad ogni evenienza sanno in che modo consigliare il presidente affinché lo scopo venga comunque raggiunto. Gli Stati Uniti, se tu gli dici tu la guerra non la fai, non lo capiscono. Hanno messo in moto la loro macchina di intelligence, hanno i cervelloni dentro nella Casa Bianca, hanno riflettuto, hanno fatto mille ipotesi e hanno trovato una soluzione che è degna del migliore giocatore di scacchi. Come avviare una guerra lì tra Siria e Iraq, una guerra che è stata fermata dalla Russia. Tutto ad un tratto, i nemici chi sono? Gli amici, quelle che fino a ieri hai sostenuto finanziariamente, li hai sostenuti moralmente, li hai sostenuti anche militarmente, bombardando te prima dove loro dovevano arrivare,
Da un giorno all'altro, a parole, questi qui sono diventati nemici. Si è creato il cosiddetto casus belli affinché si possa arrivare in quella zona lì per creare una guerra, e nessuno, visto questi avvenimenti creati ad arte, questo coinvolgere l'opinione pubblica in un qualche cosa di falso, nessuno adesso potrà dire no, gli Stati Uniti lì non ci devono andare, perché vanno lì per combattere un nemico, un integralista islamico, che sta infierendo in maniera crudele e brutale contro delle persone pacifiche. E questa immagine, questo video qui creato d'arte, è proprio un video creato per creare un consenso da parte dell'opinione pubblica. E guardate bene che questo tipo qui di operazioni fanno proprio parte del classico modus operandi degli Stati Uniti d'America, perché hanno fatto così in tutte le guerre, in Afghanistan, in Iraq, in Libia. In Libia davano da credere che gli aerei stavano bombardando Tripoli, gli aerei di Gheddafi bombardavano Tripoli. In Afghanistan, che dovevano andare ad arrestare Bin Laden. In Iraq, che ci dovevano essere delle armi chimiche che non hanno trovato. Sono sempre stati creati dei pretesti, e questo qui, questo photo fake, fa parte del costrutto per creare i presupposti per andare a fare una guerra dove la Russia ha detto no, tu qui la guerra non la fai. Chiaramente l'astuzia qual è stata? Gli americani non vanno più lì a rovesciare il regime di Assad, perché non vanno più a rovesciare il regime di Assad, ma in realtà vanno proprio a fare questo. L'importante è arrivare lì, a essere legittimati a fare una guerra. Poi, una volta che sono lì sul posto, chi è che gli dice agli Stati Uniti d'America chi è il nemico, cosa devono fare, cosa non devono fare, e dov'è che devono andare, e quale situazione andare a sovvertire? È un puro pretesto creato ad arte da un manipolo di cervelloni intelligentissimi per riuscire a portare lì una guerra a pretesto. Ok ragazzi, spero di essere stato molto chiaro, molto conciso. Ci sentiamo, ciao a tutti e alla prossima. E guardatevi anche il video nel quale io spiego, fornisco tutti gli elementi, ho fatto una perizia molto dettagliata, spiego perché il video della decapitazione è un fake. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima, ciao!